Buongiorno ragazzi. Allora, al di là di questo, che ne parliamo più tardi, al di là della musica della discoteca di Anna, e al di là del mal di testa che mi ha fatto venire, siamo sul pezzo. Allora, condivido con voi un momento di confusione totale. È una roba di cui si parla pochissimo. Vi ho parlato dell'ansia da foglio bianco e da quanto ti faccia sentire una merda, ma non vi ho mai parlato della fase dopo, che poi magari succede solo a me. Quando inizi a definire un progetto, lo metti assieme e la testa ti va in confusione totale nel dire: ma ho fatto una roba ficcante o sto facendo una merda? Perché questa è la domanda che mi sto ponendo in queste ore, notte, questa notte. E oltre a questo, come l'espressione che uso di solito, dico ho la testa che fa rumore, perché ho la testa che ribalza costantemente tra questioni estetiche, questioni di montaggio, questioni costruttive, questioni di design, questioni di proporzioni, ed è un rimbalzo totale che mi ha fatto venire un mal di testa assurdo, il tutto per un mobile hi-fi. Quindi un po' scemo devo essere se mi faccio tutto questo. Quindi io direi che l'unico modo per uscire da questa confusione totale è di solito prendere, tirare dritto e andare avanti. Quindi veniamo ai punti di oggi. Prima cosa direi di portare avanti quello che sta dietro, giusto per fare le cose con senso. Quindi tubo, acqua e messa a bagno delle stecche. Seconda cosa, il modellino. Il modellino va rifatto. Ieri non avevo le stecche, stamattina presto sono andato a prendere quelle della misura giusta, per cui voglio rifarlo nella proporzione giusta. Perché, come ha detto qualcuno di voi, essendo tutto il gioco lo fa l'effetto 3D, e se non c'è la giusta proporzione tra pieno e vuoto non funziona. Questa proporzione non è giusta perché lo spessore totale del mobile non è quello che deve essere. Bisogna vedere se funziona anche quando lo spessore è quello corretto. E le campane dicono che non ho detto una stronzata, per cui vale la pena risvitare tutte le 1200 bulloncini piccolini con le ditine e le manine che manco gli Umpa Loompa ce la fanno, e dedicare ancora un'oretta e rifarlo nel modo giusto per avere la giusta impressione. E sempre a proposito di questo, dato che qualcuno di voi ha detto questa cosa della proporzione pieno vuoto e dell'effetto 3D, che è giustissimo, rispondo a un po' di domande, a un po' di commenti arrivati in nottata, a dire la verità. Non so se partire dalle cose, dai commenti interessanti o dai commenti dalle stronzate. Allora, sono arrivati tantissimi complimenti, che vabbè, lasciano il tempo che trovano, complimenti, come fai a pensare a queste robe, come dire, bla bla bla, solite robe. Poi, allora, mi è stato chiesto il basamento come sarà. Se sarà appeso o con basamento, non ne ho la più pallida idea, no. Sicuramente non sarà appeso al muro, non sarà ancorato al muro, e il basamento ci sarà, non ho idea se un basamento intero come quello che ho messo nel modellino, dei piedini, una roba in plexiglass, non lo so. Il basamento non ne ho la più pallida idea, ci pensiamo un po' più avanti, perché non deve essere solo strutturale il basamento a tenere il peso, deve essere anche esteticamente proporzionato, però non lo so, è presto. Vi avviso che un sacco di roba risponderò dicendo è presto, perché non sono entrato in quel dettaglio. Seconda questione, qualcuno ha chiesto se non ho paura che le curve si deformino. Allora, tutto il sistema di ingabbiamento, ho risposto io, fa sì che le curve non possano deformarsi. Mi è stato risposto, potrebbero deformarsi tutte assieme. Grazie a cazzo. Il problema della curvatura del legno è che c'è sempre la possibilità che si deformi. Da qui serviranno i test, da qui serviranno le prove. Tutte le altre domande erano di carattere specifico e di dettaglio. Che ferramenta userai? La invecchierai? Come la farai? Sarà tonda? Sarà fatta in un modo? Sarà fatta in un'altra? E a tutte domande a cui posso rispondere solo non lo so, non lo so, la giraffa non lo so. Non ho questo grado di dettaglio in questo momento, neanche con le giunzioni singole del legno e neanche in che proporzioni usare il legno, se piegarlo per così o piegarlo per così, perché dovrò fare delle prove in base alla venatura e anche in base all'effetto estetico. Quindi tutti questi dettagli tecnici non lo so, progetto con voi in diretta, non sono arrivato fino a quel dettaglio. Ieri ho fatto il modellino per vedere com'era l'effetto, c'ho ancora un casino in testa, non lo so ragazzi, non arrivo fino a lì. Però tre cose le so per certo. La prima cosa, qualcuno mi ha detto che la ferramenta in mezzo non c'entra assolutamente niente e starebbe molto meglio mettere anche lì delle stelle di legno. No, non ho in maniera assoluta, non sono d'accordo. Secondo me l'accoppiata legno e metallo è molto meglio che tutto in legno, e soprattutto fa vivere ancora di più il fatto di avere le centine tipo barca, se il materiale che passa per il lungo è un materiale diverso. Di questo ne sono sicuro e questa è una precisa scelta progettuale.
La seconda cosa che so per certo è, per le 50 persone che mi hanno detto ma questo mobile è da spolverare, è un casino, la cosa che so per certo è che quello di cui, non che mi occupo, ma di cui voglio occuparmi nella vita è design, non ho un'agenzia di pulizie, quindi non me ne frega un cazzo. Terza e ultima cosa che so per certo, alle 4 persone che mi hanno detto è completamente inutile fare un mobile con l'effetto 3D perché quando lo riempirai non si vedrà più. Lo so, ma è al pari di comprare una libreria col fondo colorato, metterci lì e non vedere più il fondo. Non ha nulla a che vedere questo con la realizzazione del mobile e il suo riempimento. Se no, ci sarebbero solo mobili fatti a ripiani, mensole, traversi lunghi. Nessun disegno, niente di niente, nessuna fregio. I fregi sarebbero solo sul fronte. Quindi anche questa cosa qua... anche questa cosa qua non me ne frega un cazzo. Ora, invece, a chi mi ha proposto che dovrei mettermi a fare altro mentre faccio questo mobile, dato i lunghi tempi, inizialmente io gli ho detto sì, l'ho detto anche ieri, penso di fare un progetto in parallelo. In realtà, riflettendo meglio, no. Ci sono un sacco di incognite costruttive, di design, progettuali, estetiche, di scelta, che vanno risolte. Possono essere risolte man mano, mentre provo a curvare il legno, che figuratevi che è ancora da provare, cioè non è che bisogna realizzare le curve, bisogna provare a realizzare le curve, fatevi voi due conti. Quindi il viaggio sarà lunghissimo, se vi interessa mettetevi comodi, io andrò pianissimo, ve lo dico, perché voglio fare tutte le scelte giuste e tutte le prove del caso e quindi conviene iniziare subito ma con calma. E col principio di iniziare subito ma con calma, direi che adesso riempio il tubo e metto le stecche a bagno. Mi sparo sti 40 litri d'acqua versati dentro con le mie braccia nel brutto gino, poi smonto questo e lo rifaccio. Lavorazione che avete già visto, roba lunga perché è lunga, ma sa da fare per avere un'immagine reale prima di mettersi a piegare roba e avvitare roba. Ci vediamo un po' più tardi. Allora, legni in ammollo col peso... Ovviamente quella non sta colando dal tubo, ma è tutta quella che è trascimata quando ho spinto dentro i legni dopo aver riempito d'acqua. Due misurini di ammorbidente messi, anche se penso che non serva a niente a parte profumare il legno. E niente, smonto i 2000 bulloncini e vediamo di fare il modellino. Questo è da provare, questo è ficcanza, tanta roba. 2 ore ragazzi, 2 ore e ho solo smontato il modellino vecchio, non ho ancora iniziato a montare quello nuovo e ho già bisogno di un caffè. Vi faccio un caffè e condivido un paio di ragionamenti. Guardate che su questo lavoro ragazzi andrò a ruota libera, perché parlare a voce alta di tutto quello che c'ho in testa, di tutte le varie fasi, i pezzi, le possibili idee, le possibili cose, è terapeutico, se vogliamo così, esorcizza tutto il casino che ho in testa, per cui se interessa interessa, se no schippa a destra. Due cose pensavo allora per quanto riguarda la piedinatura o il basamento o quello che sarà. Fab the Common Man, suggerendomi dei piedini, mi ha inavvertitamente dato uno spunto, non un'idea, perché non ho verificato la fattibilità, anche perché il mobile io dovrei alzarlo di 20 cm, forse anche lì è tutto un'incertezza. Perché non farlo su ruote? Non sarebbe male con delle ruote nascoste a un certo punto, non proprio frontali, un po' rientrate, per permetterne anche la movimentazione. Quindi ruote non da escludere. Secondo punto, invece, uno di voi mi ha detto ieri, che poi stamattina mi sono dimenticato, ma rileggevo i messaggi, che non serve scurire gli interni, per il semplice motivo che già la luce farà l'effetto 3D. È verissimo, se la luce arriva là in alto a destra, frontale, quando riflette solo su una superficie, scurisce. Però, aggiungere un segno grafico di quel tipo che vada ad accentuare la tridimensionalità della realtà, accentuare l'effetto luce, secondo me non è una strada da escludere a priori. È un po' pop, se vogliamo, come cosa, come stile. Però potrebbe regalare, come è stato per il modellino dovuto alle bruciature del laser, un bel effetto inaspettato di tridimensionalità aumentata. E soprattutto, anche qualora la luce arrivasse da un altro punto per via della movimentazione non del sole ma della terra, garantirebbe lo stesso l'effetto sempre dallo stesso punto di vista, che nel mio caso dovrebbe essere entrando dal corridoio. L'unico problema è che il mobile sarà piazzato fianco alla merda di supporto dell'acquario, ma che non è comunque, che è comunque provvisorio. Quindi io non lo escluderei l'idea di scurire realmente anche gli spessori con un mordente dipinti di nero, un doppio giro di impregnante rispetto che il fronte. Le finiture poi saranno tutto un altro discorso, per cui vedete che mentre curverò il legno
ci sarà di roba da provare, da sperimentare. Bevo il caffè, torno al modellino. Per quanto riguarda la situazione che sta passando Mattia, tranquillo, tutte le risposte sono dentro di te. Apri il terzo occhio e vedi bene tutto quanto. Ce la puoi fare. Allora, modellino fatto, ho preso qualche scorciatroia, tanto a me quello che interessava era la volumetria generale e la distanza tra le stelle, quindi ho messo dei dadi più grandi solamente per poter avere la distanza e infilarli dentro senza stare ad avvitarli. E devo dire che adesso che ha una profondità maggiore e una proporzione migliore, vedo tutto più chiaramente, mi sembra tutto più chiaro e ora sì, sono convinto che deve essere così, quindi la proporzione sarà questa. Aumentando la distanza tra gli stelli, tra l'altro, non cambia l'effetto ottico di tridimensionalità, rimane la medesima. Adesso vince un po' tanto la ferramenta, che comunque sarà nera a questo punto, perché tutto ciò che va in profondità lo faccio nero, tutto ciò che sta nell'altra asse invece deve venire chiaro, e poi faremo le relative prove di colore. Però secondo me funziona uguale e l'impianto generale di proporzioni tra altezza, base e profondità c'è. Quindi per chiudere 220 per 70, che non è l'altezza del mobile, ma cioè non è l'altezza da terra, perché ci saranno comunque le gambe fatte in qualche modo, per 45, diciamo, grandi linee 45, poi dipenderà dai distanziali. Ora metto a posto un attimo sto bordello e poi direi che è il momento di vedere se funziona, così vi parlo di questo, perché è una news di questa mattina. È bellissimo, guardate com'è analogico. Tantissimo. Allora, eccoci. Cos'è questo? Questo non è lo stereo che volevo prendere io e che devo o dovrei, adesso vediamo, andare a vedere lunedì, che è uno Stereo Technics del 1992, quello di lunedì. Questo è uno Stereo Technics del 1988, no scusate, 89. Quindi un anno dopo quello che avevo io da adolescente e che cercavo, che è dell'88. È praticamente del tutto simile, varia pochissima la piastra delle cassette e pochissimo il sinclo, veramente pochissimo, perché si vede che in quell'anno hanno fatto qualche miglioria. E allora, perché è qua e da dove arriva? Arriva dal mio amico e vicino di casa Andrea Perego, che vi invito a seguire perché fa il maker anche lui. Ce l'aveva in casa a fare niente e mi ha detto: toh, provalo, se ti funziona usalo. Allora, partendo dal presupposto che non lo accetterei mai gratis e che comunque lo comprerei, te l'ho già detto, ti avviso, tanto la storia la vedi, preparati perché se funziona lo compro. Stamattina è passato di qua e me l'ha smollato, quindi adesso non è esente di difetti, ha qualche piccolo problemino estetico come del giradischi, si sono rotti i supporti del pianale, quelle a molla che si rompono sempre, erano rotti anche i miei e si rompono per tutti, ma sono facilmente stampabili in 3D o trovabili come istituzione. Quindi adesso, dicevo, lo monto col fatto che non ho istruzioni e non ricordo praticamente niente e gli do una testata generale e vediamo se hanno una qualche problema. L'unico vero scoglio per testarlo sono le casse. Quindi vado in soppalco sul bagno e tiro fuori due casse del mio impianto Dolby. Tanto a noi adesso in questo momento non ci frega della fedeltà, ci frega solamente di verificare che suoni, quindi due casse del Dolby bastano e avanza. Allora, partiamo da un presupposto molto semplice, che io non ci capisco un cazzo e non mi ricordo i collegamenti. Partiamo dalle cose più facili, le casse, che poi più facili non sono. Io ho queste due casse qua che sono appunto dell'impianto Dolby, quindi sono 30 watt. Dovrebbero dare bene, giusto per provare. E vanno collegate qua, e fin qua, grazie al cazzo. Il problema è che io non ho dei cavi audio, quindi penso di usare due fili normali. Tanto devono condurre, dovrebbe andare bene uguale, almeno per il momento ora di test.
Poi già devo capire come fare i collegamenti invece delle alimentazioni, perché tutti hanno un in, tutti hanno un out, ma devo capire cosa va in cosa e chi va con chi e perché no. Allora, casse collegate, dei cavi belli del cacchio, ma ripeto, al momento avevo questi. Ora, l'unico cavetto strano è questo, però mi sembra anche abbastanza l'unico che non si possa sbagliare, perché ha una connessione abbastanza semplice. Nell'amplificatore c'è scritto Turner e nel Turner c'è scritto amplificatore, quindi a prova di idiota. Potevo, cioè, chiunque può montarlo. E questo qua è facile. Facile con una mano se non guardo mica tanto. Che ci ho in due mani. Ok, e questo già insegna una cosa, già mi fa capire una cosa, che nel caso io volessi metterlo, ripeto, le divisioni interne non sono definite appunto per via dello stereo. Nel caso io volessi riservare questi due spazi allo stereo, dovrei comunque fare l'accoppiata amplificatore sintonizzatore. Perché il cavo è corto, non potrebbe andare in diagonale. E quindi ok, però il piatto, se vabbè, comunque un'informazione in più ce l'ho. Ora, l'altra parte che dovrebbe essere abbastanza semplice, cioè i collegamenti audio. Se non ricordo male, se non ricordo male, fono è per il 33 giri, se non ricordo male. Direi che lo scopriamo. Poi, vabbè. Per il resto, fammelo portare un po' più avanti, ok. Poi tape, c'è un tape rack e un tape playback. Il tape è il coso delle cassette, è questo, quindi lì ci va assolutamente attaccato tape playback. Quindi, se non ho capito male, dal mangiacassette, senti che parola desueta, dal mangiacassette out fino al playback del sinto e poi alla fine il CD che ho dovuto spostare sopra. Semplicemente per una questione di lunghezza cavi momentaneo, quindi dall'out del CD, ecco qua, se riesco con una mano sola, all'in dell'ampli. L'ultimo che manca è il sintonizzatore della radio, per cui io ho questo bruttissimo cavo qua separato a metà perché Andrea non ne aveva altri, perché non aveva attaccato il mangiacassette, perché mangiaca, chi cazzo c'ha le cassette in casa a parte uno scoppiato come me. E quindi c'ha in mezzo questo jack qua, maschio o femmina, non avrà una fedeltà colore a tuo fedeltà colore, rimasugli di mentalità grafica, non avrà una fedeltà del suono perfetto, ma per il test dovrebbe andare bene. A Turner del sinto, ok. E la parte audio dovrebbe essere fatta. Tutto il resto, remote, tape, surround e soprattutto sincro rec, questa roba qua direi che sarà il caso di procurarsi il manuale di istruzioni. C'è una cosa però che non ho idea di come collegare, che sono i collegamenti elettrici, nel senso, se non ricordo male, l'ampli era alimentato di per sé e quindi aveva il suo in e ok, ed entrava la corrente qua, però ci sono anche tutti gli out, devo capire cosa va collegato a cosa. Quindi cosa entra nell'ampli e com'è la cascata? Perché se non sbaglio il 33 giri è l'unico che si alimenta a parte. Mi sa che devo per forza trovare delle istruzioni, perché non ho idea come sono i collegamenti e non so cosa succede se sbaglio a mettere un in e un out diversamente. Quindi mi ci vuole un attimo per testare il todo. Perché vedete, questi sono out che fanno da rimando, ma devo capire chi va in che cosa. Allora, come ha detto uno di voi, l'alimentazione era un entri e esci stupido stupido. Praticamente qualsiasi cosa può essere collegata a qualsiasi, semplicemente perché c'è un in a 230 e un out. Essendo un componibile non è detto che tutti abbiano tutto. Quindi ho attaccato tutto, ora lo testiamo. Dobbiamo testare la radio, tenendo conto che la qualità delle casse farà schifo perché si sono attaccate quelle due casse lì, quindi il funzionamento dell'ampli e il funzionamento del sintonizzatore. Una cassetta, che non è mia, era già dentro, Andrea ha dimenticato una cassetta, il vinile, e quindi direi di testarlo in grande stile con un Bob Dylan bootleg, e il CD, e per l'occasione ho preso un CD speciale, un CD del 2001 regalato dalla mia ragazza delle superiori per i nostri 6 mesi. Partiamo con i test. L'analogico meccanismo vuole che si accendano tutti uno a uno. Quindi,
Ok. È il sangue del Signore. Perfetto. Perfetto, non ho sintonizzato io, c'era sintonizzata su Radio Maria, però almeno il TAR sintonizzato. Scusate, ho avuto un attimo di defaillance sul sangue di Cristo nostro Signore. Fatemi cambiare stazione. Provo a sintonizzare qualcos'altro. Ok, va bene. Sintonizzatore funziona, ma se le casse sono quelle che sono. Non avete idea che figata è l'analogico meccanismo di schiacciare i bottoncioni. C'è un sacco di rumore di fondo, ma penso sia dovuto al cablaggio sbagliato e tutto il porcaio. La radio funziona. Ora direi di testare le cassette, quindi si switcha tape, si accendono le cassette con tutte le luci. Oh, che bello! Non facevo questa cosa dal 92. Enya, passiamo da... da Radio Maria Enya. Allora, non è mia la cassetta, era già dentro lo stereo. Vediamo. Questa piastra funziona. Sentite che bel rumore quando fa play e stop. Che parte. Avanti veloce. Poi. Perfetto, tenendo premuto va avanti finché non si rilascia. Perfetto, che gustacci di musica. Guardate questo counter com'è fottutamente analogico. Proviamo la seconda piastra. Anche questa perfetta. Poi tutti i vari bottoncioni, bisogna capire cosa servono, però sembra funzionare tutto. Oh, il rumore più bello dopo quello della matita dentro la musicassetta. Ok, piastra, cioè cassette e sinto amplificatore e amplificatore funzionano a questo punto, direi che non c'è problema. Testiamo il lettore CD, che... ah, e poi il piatto 33 giri. Il lettore CD è la componente più delicata perché è anche la più costosa da riparare tra tutte, perché i pezzi di ricambio del mangiacassette si trovano, sinto amplificatore, elettronica di base, l'ottica del lettore CD invece è la più delicata, quindi è quella da testare. Quindi accendiamo. Ok, qui c'è una quantità, c'è un po' di scotch, vabbè, è il frontalino, quindi non è un problema, si sistema. Ovviamente qua va switchato su CD, perché se è analogico, analogico sia. Ok, facciamo play e andiamo direttamente alla canzone 2. Ah! Ah, lo sentite questo tac? Qui è saltata l'ottica. No, è proprio saltata l'ottica qua. Mi sa che qualcuno l'ha trasportato senza mettergli il fermo. Perché questi stereo qua avevano un fermo sotto che si girava e bloccava l'ottica e lo scorrimento in modo che non si rompesse. Questo è il rumore di quando è saltato, lo so perché era capitato anche sul mio a suoi tempi. Quindi l'ottica del CD è andata, è saltata. Questo pezzo qua non funziona. Provo il piatto giusto per... Qualcuno mi ha fatto notare intanto che è ovvio che mi sia partita Radio Maria e vi garantisco che non l'ho sintonizzata io, cioè a farlo apposta non ci sarei riuscito perché non so neanche quella frequenza. Dopo, oggi non abbiamo sentito le campane neanche una volta o solo una volta, ho ricordo, quindi Radio Maria era d'obbligo. Testo il piatto, dai. Quindi per testare il piatto andiamo su fono. Questo preferirei farlo con due mani, ma solo per voi lo farò. Anche, anche i miei vinili sono belli, belli impolverati, cazzo. Allora, e poi in teoria ci manca qualche piedino, ma non è un problema.
Anche il piatto ha qualche problemino, perché anche il piatto, aspetta, prima che parte a manetta e mi riga il disco, fatemi togliere un attimo il disco. Allora, il piatto gira, è saltato l'elastico. È saltato l'elastico, questo si può anche sistemare. Adesso vedo se riesco a sistemarlo, perché proprio lo vedete che è lì. Questo è il motorino di trascinamento, ma l'elastico è avvolto dentro, perché nello spostamento si vede che è saltato o col tempo, non lo so. Adesso provo, perché non va proprio nessun tipo di neanche l'abbassamento della puntina, non va niente. Il piatto in realtà sarebbe l'ultimo dei miei problemi, perché non casualmente, il piatto è l'unico pezzo, infatti è identico a quello che io ho del mio vecchio stereo, perché nella vecchia casa ce l'avevo collegato all'impianto Dolby, quindi è l'unico pezzo che avevo. Però il fatto che non vada il CD, lasciamo stare il piatto che ha problemi, però il CD è una questione piuttosto annosa da risolvere. Mi sa che ci devo rinunciare. Andrea, ti ringrazio dell'offerta, ma non funziona un cazzo, cioè no, funziona la parte più importante, la parte più costosa. È un peccato, perché il CD da riparare è piuttosto un bordello. Allora, ho appena sentito Andrea, che prima abbiamo riso come dei deficienti un quarto d'ora al telefono per la questione di Radio Maria, che uscito dal cuore. Che ho risintonizzato, perché fa sempre piacere, mi sento sempre un po' a casa. E niente, si spiace, non sapeva fosse rotto il CD. Fra l'altro molti di voi mi hanno detto di provare uno di quei CD per pulire la testina. Qui non è un problema di pulizia, fa il paio, si sente proprio il rumore meccanico della testina che salta, quindi c'è poco da fare. O meglio, lui mi ha anche ringraziato per la figura merda della cassetta di Enya, ma se lui ascolta le musiche, c'è dentro le compilation per limonare duro, non è colpa mia. Dicevo, lui mi ha detto tieniti i due pezzi che ti servono e poi vedi il resto. Io non voglio prendere questi pezzi, vado a vedere quello là. Però prima direi di fare una prova, tanto rotto per rotto, siccome siamo maker, con attenzione vasellina lo apriamo e vediamo se magari si è solo spostata la testina, perché a volte capita. Sì, come pensavo. Primo advice: quando fate questi lavori su un componente lettore CD, ricordatevi che è un laser e quindi non state sopra. Se è acceso, non accendetelo e rimuovete questa spatella qua, se non c'è dentro il CD, perché sotto c'è il laser, se no la retina la salutate e poi vi tocca, vi rimane che ascoltare Radio Maria. Se io faccio play, dicevo, esattamente come sospettavo, è saltata proprio, sentite, tac, tac, tac. Questo rumore qua mi è già capitato, so cos'è questo problema, c'è un pezzo da cambiare, pezzo che non so se sia trovabile, hai rotto i coglioni, basta. Pezzo che non so se sia trovabile, praticamente è l'asticella che serve a muovere il laser lungo tutto il raggio del CD per far leggere i tacci. Salta quello, mancheranno dei dentini, sarà saltato un dentino, quindi tac, continua a saltare così. È come se saltasse la testina sul 33 giri. Adesso tolgo l'alimentazione, così vi faccio vedere a cosa mi riferisco. Sotto qua, che è il pressore del lettore CD, ok, che anche devo dire in buono stato, anche la cinghia di trascinamento sia in buono stato, c'è questo che è il lettore laser, proprio il laser, che deve muoversi lungo tutte le tracce, perché alla fine un CD non è altro che un DVD digitale invece che analogico, deve muovere singole tracce. Il fatto che questa cosa qua si muova così liberamente, ecco, sentite? Questo è il rumore che si sente. Questo qua è il rumore che si sentiva prima, perché quel diodo lì, il motorino, è a corpo sciolto e quindi sbatte, perché è saltato il fermetto che lo fa andare, la ghiera che lo fa andare di passo in passo. La chiesa è onnipresente dalla mia adolescenza, dalla mia infanzia, infanzia con mia nonna, a adesso che le campane suonano, a Radio Maria, ce l'ho sempre sul groppone. Comunque, allora mi spiace, perché sarebbe stato molto bello, perché molto 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 simile al mio, e poi arrivava da un amico, si poteva mettere
integrare nel mobile, però dato i problemi che ha, ho già sentito Andrea, l'ho ringraziato, gli ho detto che vado lunedì a vedere quell'altro di cui vi lascio la foto. Come vedete questo qua è un... anzi la foto nella storia dopo. Come vi dicevo è del 92, 91, 92, 93 mi ha detto indicativamente, è comprensivo di casse, è uno stereo un po' più evoluto perché ha addirittura il lettore 33 giri col direct drive. Cercherò di contrattare un po' il prezzo perché è leggermente fuori budget, non mi ricordo se ve l'avevo detto, io avevo valutato di spendere un 300 per uno stereo, però in buono stato, e quello lì, questo ne costa 500. Però quello è in buonissimo stato, ne sono sicuro, ha suonato pochissimo, già dalla foto si vede, comunque lo testerò. E a proposito di testare, Andrea, io questo lo rimpacchetto esattamente come me l'hai dato, in delle buste di plastica, sei arrivato qua con le buste di plastica per uno stereo. L'unica cosa, sappi che mi tengo la cassetta da limonazio dura con Enya, perché la userò per testare lo stereo che vado a vedere lunedì. Voglio proprio vedere la faccia del tizio quando gli sbatto dentro una musicassetta di Enya. Allora, in tantissimi, oltre alle varie risate per Radio Maria, che mi dispiace tornarci sopra, perché... anche a me dispiace tornarci sopra, è ancora lì presente, mi hanno fatto una domanda: che fedeltà audio cerco? Ne ho già parlato velocemente l'altro giorno, ne riparliamo meglio adesso come dettaglio. Che fedeltà audio cerco? Praticamente nessuna. Nel senso, non sono un audiofilo, sono pure sordo da un orecchio, quindi per me il Dolby Surround non esiste, in generale, neanche nei film. E il suono leggermente gracchiante, un po' schifezzato, così, di questo stereo che ricorda proprio gli anni, è quello che cerco. Cioè, preferisco, ovviamente non deve far cagare, eh? Cioè deve essere una roba decente, pulita, che si possa regolare tra bassi, alti, medi e tutto. Però io non cerco la pulizia asettica del digitale, anche perché vado a riprodurre dei vinili sostanzialmente. Quindi mi basta che suoni bene, non cerco la fedeltà assoluta. Detto questo, ragazzi, i legni sono a bagno, il modellino con le giuste proporzioni è fatto. Io direi che domani facciamo la prima prova di piegatura. Sì, tarda mattinata, così sono a bagno da più o meno 24 ore, facciamo la prima prova di piegatura. Quindi misuriamo l'umidità, mettiamo dentro a vapore, uno o due cicli, vediamo, tanto più di un tot non è che si impregna, argano e piegatura. Domani è il giorno. Ci vediamo domani. Quando Dio dice ad Adamo: Adamo, dove sei? È come se Dio intendesse dire ad Adamo: guarda Adamo, che per quanto tu scappi, tu resterai sempre davanti a me e io davanti a te. Resterai sempre dentro questa realtà di amore. È come, ha anche un accento, come dire, un po', se volete, ironico, ma intendetemi bene, no? È come... Radio Maria mi ha ispirato. Non si sente neanche malaccio, ragazzi. Poi vabbè, io sono sordo. Il problema alla fine era la staratura del CD. Si era starato e allora dopo un paio di tutorial sul tubo, e non vi dico quanta merda ho dovuto vangare su YouTube di gente che non sa fare tutorial, tipo me, che però invece li fa, ho trovato la soluzione giusta. C'è un, penso si chiami un potenziometro da regolare, che regola l'andamento. Regolato quello, sarebbe meglio farlo con l'oscilloscopio, ma si riesce anche a mano e a orecchio, uno, il mio, il CD funziona. Ora tocca al 33 giri. Thank you.
parlate di fedeltà risuona, sentite come gracchia. Funziona tutto. Alla fine quello, l'unico problema, come dicevo, era la cinghia che si era tolta dalla puleggia, ma è una roba che si sistema facile. Smonti, passi la cinghia sulla puleggia e ci sei. Cambiato anche la testina perché ne avevo una di ricambio. Funziona tutto. In realtà il CD è ancora un po' zoppica, ogni tanto va, ogni tanto no, però so che non è un problema meccanico. Lo smonterò, magari è solamente una questione di oliatura e pulita da dare a fine, però se no altro l'abbiamo sentito suonare. Io direi che è perfetto così. Andrea, preparati a incassare. Direi che posso benissimo annullare l'appuntamento di lunedì, però Andrea ti devi far pagare, te lo ripeto, perché se guardi le storie non lo prendo gratis, quindi in qualche modo ti devo ripagare. Come pezzi di ricambio non c'è bisogno di niente, c'è da aggiustare il frontalino del CD che è tenuto assieme con lo scotch. Andrea Kmaker sei che ci metti lo scotch, c'è da fare un incollaggio come si deve e trovare altre cerniere del coso del coperchio del giradischi, che quelle si rompono sempre, e dare tutta una sistemata a questo che va ripulito perché c'è un po' di graffi, ma neanche tanto perché non deve tornare nuovo. Penseremo tutto a tempo debito quando sarà il momento di occuparsi dello stereo, che sarà una lavorazione a parte. Non ho verificato l'AUX, però non prevedo problemi per l'AUX perché mi servirà per inserire la parte digitale. Tutta la cavetteria verrà presa nuova, tutto verrà pulito, tutto verrà tirato a lucido, insomma, tornerà nuovo, si farà un lavoro di smontaggio, oliatura, restauro di tutte le componenti meccaniche, però funziona e c'è. Sono come un bambino felice perché è praticamente lo stesso che cercavo di quando ero giovane, identico. E poi posso riascoltare i miei vinili finalmente. Quindi l'unica cosa da fare, l'ultima cosa da fare è prendere, ridare la compilation rimono duro a Andrea e basta, per oggi è finito. Ci vediamo domani che piego il legno. Vado a letto una spanna più alta oggi.